Ieri pomeriggio, prima seduta di allenamento per Fredrik Sørensen al centro Vestina. Dopo aver effettuato le visite mediche e aver firmato il contratto con scadenza giugno 2023, il difensore danese ha dunque fatto conoscenza con l'allenatore Roberto Breda, lo staff tecnico e i compagni di squadra. Il giocatore sarà a disposizione per la trasferta di sabato a Salerno, anche se è difficile immaginarlo subito titolare, visto che non gioca una gara ufficiale dallo scorso 3 ottobre. Lo stesso Sørensen, in queste dichiarazioni audio, fa il punto della situazione sulle sue condizioni e sulla scelta di venire a Pescara. Ho scelto Pescara perché comunque sono stato fermo in Germania per 3 mesi e comunque ho visto una buona opportunità di giocare e comunque avere una bella piazza come Pescara che mi ha voluto prendere e adesso voglio ripagare la fiducia dalla piazza in buone prestazioni in campo. Fisicamente sto bene, mi sento molto bene, mi sono sempre allenato sempre con la squadra comunque e sono già domani pronto operativo per scendere in campo con i ragazzi e poi spero di essere in un'opzione per la partita a Salerno. Conoscevo già il Pescara, sì, ci ho anche giocato anni fa con il Bologna quando Pescara non ha. E qualche giocatore conosco dal nome, però di persona forse di periferia forse solo Fiorillo. L'operazione al ginocchio subita da Sørensen un anno fa ha riportato in auge il discorso della efficienza atletica di diversi calciatori tesserati dal Pescara che hanno avuto poi difficoltà ad andare in campo o che in campo non sono mai andati. Da Ciocev a Bojinov, da Asensio a Seterra, ad Antei. C'è chi ha puntato l'indice sullo staff medico biancazzurro, il cui responsabile, il professor Vincenzo Salini, è intervenuto al replay. Il giro è sempre quello: il calciatore viene acquistato, viene fatto valutare sia per l'idoneità che sia per l'aspetto, noi facciamo una relazione e poi la società decide se prenderlo o non prenderlo, cioè nel senso il giro è sempre quello. Ecco, per Asensio, che tipo di giudizio è stato fatto? Vengono eseguiti degli esami. A quel punto noi facciamo una relazione, diciamo: guarda, questo è un calciatore che ha 10 partite nelle gambe, che se ha 15 partite nelle gambe, ha 30 partite nelle gambe, e poi è la società che decide se prenderlo o non prenderlo. Io non è che voglio, come dire, giustificare lo staff sanitario, però ecco, a volte bisogna anche ragionare su quello che ci viene messo a disposizione. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi tutto è perfettibile, senza dubbio. Mentre si attendono ulteriori sviluppi di mercato, è vicinissimo il giovane difensore mancino Tommaso Pirola, di proprietà dell'Inter, in uscita dal Monza, operazione che potrebbe portare all'uscita di un difensore mancino come Jarosinski o Scognamiglio. Il Pescara continua a preparare la trasferta di Salerno, tornerà a Bellanova dopo la squalifica, si aprono spiragli per il recupero di Balzano e Bocchetti. In casa salernitana sicuri assenti saranno gli squalificati Žižek e Andre Anderson. Pur avendo una buona classifica, quarto posto con 31 punti, anche la squadra di Castori sta attraversando un momento delicato. Serie aperta di 3 sconfitte consecutive, con 0 gol fatti e 10 subiti, quando nelle prime 15 gare ne aveva incassati 13. E così la squadra da ieri è andata in ritiro in un albergo della città. Nel gruppo c'è anche l'ultimo acquisto, l'esterno di sinistra Sanasi Si. Esclusi il portiere Mikai e il difensore Caro, dati in partenza.